Presidente, intanto complimenti per la sua nomina. Quali sono le grandi sfide di IOM da qui ai prossimi anni? Allora, in realtà presidente eletto, entrerò in carica il prossimo anno. Le sfide sono sostanzialmente il poter disporre di un'accessibilità uniforme su tutto il territorio nazionale ai farmaci, e questo attraverso un miglioramento della selezione dei pazienti su criteri biologici molecolari e quindi un'associazione tra registrazione farmaco e registrazione test che consenta di ottenere l'analisi molecolare. Le sfide sono il fatto di continuare a migliorare la ricerca in Italia, cercando di stimolare anche la ricerca spontanea con tutte le problematiche che può avere in questo momento la ricerca spontanea, per rispondere a dei quesiti tipo i quesiti di durata o i quesiti di riduzione di intensità, che sono quelli che interessano relativamente poco a chi produce i farmaci perché non portano a mercato, ma che possono invece essere molto importanti dal punto di vista della clinica per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Per cui credo che IOM debba avere un ruolo importante sia nello sviluppo della ricerca che nella disponibilità, come dicevo, di tutti i trattamenti nel miglior modo possibile, per cui anche il percorso sulle attivazioni delle reti regionali è altrettanto importante, e la battaglia per cercare di avere un'uniformità tra tutte le regioni, visto che abbiamo un sistema sanitario che viaggia a 21 velocità. Ecco, forse questo è uno dei nodi da sbloccare, quello, il rapporto proprio tra pazienti, disponibilità dei farmaci, istituzioni, ovviamente si parla molto del prezzo di certi farmaci così innovativi, e regioni che ovviamente devono garantire sul territorio poi questi servizi. Allora, il problema fondamentale del costo dei farmaci, quindi poi della disponibilità dei farmaci stessi sul territorio, è legato a un impiego a volte non corretto, cioè un'ipotesi di impiegare a pioggia il trattamento, mentre se si selezionassero correttamente i pazienti di fatto i costi si abbasserebbero, perché avremmo dei risultati migliori e avremmo una quantità di farmaco impiegato minore, perché lo facciamo solo ai pazienti in cui siamo certi che possa esserci un risultato favorevole. Per cui è tutta una politica del farmaco che va sostanzialmente ristrutturata. Va ristrutturata, è un percorso difficile, è un percorso lungo, ma che anche a livello internazionale si sta valutando come possa essere fatto. Prende in considerazione il rapporto tra costo del farmaco e valore del beneficio che il farmaco comporta, e questo potrebbe davvero modificare radicalmente le nostre prospettive. Ecco, per chiudere, rivolgendoci anche ai pazienti, sono comunque anni che danno grande speranza, le nuove terapie, l'immunoterapia, dopo anni di ricerca, lei che è un medico, un ricercatore, stanno accendendo la speranza di tanti pazienti. Allora, i miglioramenti ci sono stati sicuramente in termini di sopravvivenza a 5 anni in modo molto importante, e questo viene in parte dai trattamenti, in parte da una visione più globale del problema oncologia, perché la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria sono fondamentali per ridurre il numero di pazienti, e quindi anche in ottica di sostenibilità, come dicevamo prima, ma anche chi purtroppo si ammala ha al momento delle armi a disposizione che possono consentire di ottenere risultati non pensabili fino a qualche anno fa. E speriamo di poter migliorare ulteriormente, magari attraverso l'integrazione di alcuni trattamenti che in questo momento non possiamo neanche ipotizzare, perché non ci starebbero nel budget sanitario.